Eravamo stanchi del rock e dello stereotipo di quattro ragazzi su un palco con due chitarre, un basso e una batteria a ostentare irruenza. Sentivamo il bisogno di un movimento nella direzione opposta. Abbiamo cominciato con la voglia di produrre suoni che fossero una provocazione alla musica di quegli anni e con la determinazione di essere onesti verso i musicisti. Fin dalla prima volta che la ascoltammo, Everlast ci colpì perché era completamente fuori dai canoni di rock che allora ritenevamo troppo autoreferenziali.